Quando parliamo di riscaldamento globale, subito pensiamo alla salute del nostro pianeta. Ma la salute della Terra è indissolubilmente legata alla nostra. Se lei si ammala, ci ammaliamo anche noi. Perché il concetto di salute è quanto di più trasversale esista al mondo. La Terra è un organismo vivente complesso e delicato, per questo basta che a star male sia una specie animale o vegetale, che ne risentiamo tutti, nessuno escluso. Per far sì che la nostra specie stia bene, dunque, è necessario che anche l'ambiente in cui viviamo e l'habitat a cui apparteniamo siano in salute. E il primo segnale di tutto ciò è il rispetto che nutriamo nei confronti delle risorse naturali, del modo in cui le utilizziamo e di quanto ci adoperiamo a tutelarle per chi verrà dopo di noi. Decenni di sfruttamento e di emissioni di gas serra dovute all'uso di combustibili fossili hanno già causato danni irreversibili al nostro pianeta, trasformando la crisi climatica nella minaccia più grave per la nostra salute. In questo video cerchiamo di capire quali siano i principali rischi fisici e mentali dai quali la scienza ci mette in guardia. Conoscerli è uno strumento indispensabile per prevenirli e prepararci ad affrontarli insieme. Tra il 2030 e il 2050 saranno 5 milioni le vite a rischio a causa di malnutrizione, malaria e stress termico collegati al clima che cambia. 250.000 ogni anno, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per avere una dimensione del fenomeno, è come se ogni anno sparissero gli abitanti di una città grande come Venezia. Si tratta di cifre impressionanti e inaccettabili, con le quali saremo costretti a misurarci se non agiremo per curare la febbre del pianeta. Una febbre che aumenta ogni anno che passa. Gli ultimi 8 anni, infatti, sono stati i più caldi mai registrati a livello globale e il 2022 in particolare è stato il più caldo di sempre per l'Italia, da quando gli scienziati hanno cominciato a monitorare le temperature, ovvero dal 1800. E nel mese più torrido, quello di luglio, l'Istat ha registrato circa il 20% di decessi in più rispetto alla media, un incremento dovuto all'ondata di caldo eccezionale e persistente che ha caratterizzato l'estate italiana e di molti altri paesi europei, come la Spagna, la Francia e persino il Regno Unito. A proposito di Spagna, forse ricorderete la storia di José Antonio González, il netturbino spagnolo colto da un malore mentre puliva le strade di Madrid in un pomeriggio di luglio straordinariamente afoso. All'arrivo dei soccorsi, i medici hanno rilevato una temperatura corporea di 42 gradi centigradi, una condizione di stress termico rivelatasi purtroppo fatale. Quando il nostro organismo assorbe più calore di quanto riesca ad espellere attraverso la sudorazione, la temperatura del corpo continua a salire. La frequenza cardiaca aumenta e nei casi più estremi il sistema di termoregolazione smette di funzionare. La morte di González, però, non è un caso isolato, ha innescato un dibattito sulla necessità di adattare le modalità di lavoro in epoca di crisi climatica, nel rispetto dei diritti di tutti, anche di coloro che sono più vulnerabili. Tant'è che la Confederazione Europea dei Sindacati ha chiesto a Bruxelles di introdurre una norma che consenta di non lavorare in caso di temperature asfissianti. Senza giustizia climatica non c'è giustizia sociale, un concetto che abbiamo imparato a comprendere, ma è bene rendere questa connessione sempre più familiare. Le donne incinte, più esposte a temperature elevate o all'inquinamento atmosferico, ad esempio, hanno maggiori probabilità di vivere gravidanze a rischio. Nello specifico, però, a essere più esposte a queste condizioni sono le donne che appartengono alle minoranze e che vivono nelle periferie. A metterlo in luce è una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica JAMA Network Open, che ha preso in esame 57 studi condotti su 32 milioni di nascite negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2019. Una ricerca che ha evidenziato come siano le madri afroamericane e i loro piccoli a subire un danno molto più elevato rispetto alla popolazione in generale. Il legame tra giustizia climatica e sociale non poteva essere più chiaro di così. Alle difficoltà legate alla gravidanza si aggiungono quelle legate al concepimento.
Parliamo dell'infertilità, un problema ancora poco discusso che oggi riguarda un italiano su 10. Le cause dell'infertilità maschile sono spesso genetiche, ormonali o anatomiche, ma il ruolo dei fattori ambientali sulla fertilità umana non si può più ignorare. In particolare, secondo i dati diffusi in occasione della COP26 di Glasgow dalla Società Italiana di Andrologia, nel 2020 sono stati registrati appena 400.000 nuovi nati, la natalità si è ridotta del 30% in 10 anni e il numero medio degli spermatozoi degli uomini si è dimezzato rispetto a 40 anni fa. La buona notizia è che, secondo molti ricercatori, il danno è irreversibile. Modificando lo stile di vita si possono evitare diversi fattori di rischio. La crisi climatica ci ha abituato a convivere con fatti e notizie piuttosto difficili da digerire. Quando un evento estremo come un'alluvione o le esondazioni di un fiume si abbattono su una città, di solito si pubblica il bilancio delle vittime seguito dalla stima dei danni economici dovuti a case e infrastrutture distrutte. È molto più raro sentir parlare di cosa questo significhi per la nostra mente. Una delle prime occasioni in cui le conseguenze sulla salute mentale sono state studiate a fondo è stata a seguito dell'uragano Katrina, che ha travolto e sconvolto New Orleans negli Stati Uniti nel 2005. I ricercatori di 3 università americane hanno sottoposto un'indagine a 386 persone che hanno vissuto e assistito a momenti drammatici in prima persona. Più della metà di questo campione ha manifestato uno o più sintomi di disturbo da stress post-traumatico, sintomi che vanno scemando nel tempo, ma che per una persona su 6 persistono addirittura fino a 12 anni di distanza dall'evento stesso. Non tutti, per fortuna, abbiamo vissuto questo tipo di tragedia o siamo stati costretti a migrare a causa di siccità, alluvioni o altri eventi estremi, ma la crisi climatica può comunque toccarci nel profondo. Per definire questo stato d'animo esiste una parola ed è solastalgia. Trotz politischer Willensbekundungen hat in den letzten 20 Jahren in Deutschland praktisch keine nennenswerte Treibhausgasreduktion stattgefunden. Aber warum fällt es uns so schwer, etwas zu tun, obwohl die Folgen bekannt sind? Frutto dell'unione tra la parola latina solacium, conforto, e dalla radice greca algia, dolore, è stata coniata nel 2003 dal filosofo australiano Glenn Albrecht per indicare il sentimento di nostalgia che si prova per un luogo nonostante vi si continui ad abitare. È un tipo di nostalgia o di malinconia che provi quando sei a casa e l'ambiente familiare intorno a te sta cambiando in modo che ritieni profondamente negativo, per usare le parole dello stesso Albrecht, che ha dato vita a questo termine quando stava vivendo sulla sua pelle la distruzione della natura causata dalle miniere di carbone nella regione australiana dell'Upper Hunter Valley. Oggi sono soprattutto i giovani che vedono rubato il proprio futuro e gli anziani che al contrario vedono andare in fumo il proprio passato che stanno vivendo questa emozione che può sfociare anche in atteggiamenti rabbiosi o depressivi. Eppure la risposta positiva, la forza di reagire, ce la danno proprio i giovani che in questi anni si sono fatti sentire per cambiare la narrazione portata avanti da mezzi di informazione e dalla politica. Una narrazione fatta di rassegnazione, quasi a voler giustificare lo status quo. No, i giovani attivisti non vogliono giocare a questo gioco. Evitare la catastrofe climatica è possibile, ma il tempo è poco. Non sono le possibilità fisiche e materiali a mancare, ma la volontà politica di realizzare la transizione ecologica e salvare l'umanità. Le soluzioni ci sono, come abbiamo imparato nel corso di questa serie, e questo è il momento di metterle in pratica. A partire dal totale abbandono di un sistema economico fondato sulle disuguaglianze e sui combustibili fossili. Questo è il momento di cambiare, è il momento di scrivere la storia. Questa serie finisce qui. Una serie dedicata a come sia possibile prendersi cura del clima grazie alla conoscenza e alle soluzioni che abbiamo già a disposizione. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno lavorato a questa produzione e al gruppo Unipol che ha sostenuto il progetto. Se vuoi rimanere aggiornato su questo e altri temi legati alla sostenibilità, segui il canale di LifeGate e attiva la campanella.